All'inizio non doveva neanche essere un libro, nel senso che sono lettere che io spedivo dalla Colombia ad amici e parenti per far sapere come stavano andando le cose. Poi dopo, siccome tra questi amici c'era anche Andrea Plazzi, che è il mio editor storico per la Panini Comics, che mi ha detto: ma perché non provi a mettere insieme due di queste lettere, le più divertenti, fai un disegnetto dei tuoi così e proviamo a vedere se magari può interessare come libro. Beh, il viaggio, quello che l'ho fatto ormai nel 2010, direi che è andato benissimo. Sono 9 anni che sto viaggiando, che sto facendo il papà, e quindi direi che come viaggio è un viaggio che non finirà mai, ecco, nel senso che sono quei viaggi che poi ti porti dietro tutta la vita. Fino a che non diventi genitore, non ti rendi conto neanche di quella che è stata la tua figura di figlio nei confronti dei tuoi genitori, per cui rivedi anche questo aspetto, che è molto interessante, molto diciamo è coinvolgente su tanti fronti. La cosa bella che è per noi in Colombia, l'innamoramento è scattato fin da subito con le bimbe, per cui già una settimana dopo avevano già una faccia diversa rispetto a quando ci eravamo incontrati, ma ce lo dicevano le persone dell'albergo in cui siamo rimasti per un mese: guardate che si vede già, insomma, che non vi lasceranno mai più.